Salve a tutti e benvenuti al nuovo videocommento di questa partita datata 1980. Sono quasi 40 anni di storia in cui vedremo un big match tra due grandi di quel tempo, uno molto conosciuto, Karpov, che a quel tempo era campione del mondo, e l'altro un po' meno, Anthony Miles, il primo giocatore inglese a aver mai acquisito il titolo di grande maestro sulla scacchiera. Quindi veramente una pietra miliare dello scacchismo inglese che poi è stato in qualche modo seguito sia da Short che da Adams. Questo duello si svolse durante il campionato europeo a squadre e le due squadre coinvolte ovviamente sono l'Unione Sovietica e l'Inghilterra. Questa partita Karpov gioca con il bianco e Miles con il nero. Si inizia con una partita di re, quindi e4, ma la risposta è subito un fulmine a ciel sereno, perché Miles qui spiazza tutti con a6. Questa è un'apertura veramente poco usata, e lo si capisce bene perché questo pedone non sta attaccando per niente il centro. Detta difesa San Giorgio, e dopo questa partita verrà chiamata difesa Birmingham, proprio come in onore della città di origine di Miles. Quindi aspettatevi che ne vedremo sicuramente delle belle. Ok, qual è lo scopo quindi di questa mossa? Prepararsi la spinta B5. Quindi qui fondamentalmente la strategia del bianco può girarsi in due modi: o giocare C4, in qualche modo bloccare subito l'avanzata, però questo fornisce la casa D4 come possibile avamposto per il nero, che ora può giocare E5 e consolidarlo immediatamente. Quindi d'accordo, il nero ha questa mossa parzialmente giocata a spreco, ma poi comunque riesce a guadagnare qualche struttura decente al centro. Altrimenti il bianco, come giocato da Karpov, può buttare tutto al centro e conquistare questo centro perfetto grazie a questi due pedoni formidabili. Ok, quindi ora chiaramente il nero si guadagna la spinta B5 e la successiva idea del nero sarà quella di fiancheggiare l'alfiere per attaccare questo pedone al centro. Il bianco avrà qualche difficoltà a difendere con il cavallo C3 per via della spinta in B4 possibile in ogni momento grazie a questo pedone. Tuttavia il centro è completamente in mano al bianco. Difatti qui abbiamo giocato cavallo F3, quindi per ora si evita di giocare viceversa cavallo C3, perché dopo alfiere B7 c'è comunque la spinta e quindi andrebbe difeso il pedone con ad esempio alfiere D3, quindi il piazzamento di questo alfiere non è una posizione molto utile per la strategia del bianco. Quindi giustamente Karpov gioca subito cavallo F3, si prepara quindi più velocemente a arroccare. Alfiere B7 come da piano. Alfiere D3 va difeso questo pedone. Per ora il bianco aspetta a spingere, perché una volta spinti i pedoni poi diventano un po' più deboli perché è più facile immobilizzarli. E si prosegue con cavallo F6, quindi chiaramente la strategia del nero è quella di attaccare questo pedone. Ancora una volta si potrebbe pensare di spingere, però cavallo D5, questo cavallo anche grazie al supporto del pedone B diventa quasi inamovibile. Quindi un buon posizionamento di questo cavallo. Il bianco qui può arroccare, però dopo la spinta S ora il nero si sviluppa abbastanza velocemente. Per cui per il momento i pedoni restano dove sono e viene giocato donna D2 per difendere il pedone. Quindi già ok, il bianco ha un buon centro, ma sta un pochino arretrando con gli sviluppi non proprio nelle posizioni migliori dei propri pezzi. Si prosegue con E6, apre l'alfiere campo scuro e si probabilmente prepara la spinta C5 per destabilizzare il centro. A4, quindi il bianco anticipa questa idea provando a destabilizzare il pedone B. Ora, qui chiaramente prendere non ha molto senso perché aprirebbe la via alla torre e poi diventerebbe anche un po' difficile da difendere il pedone A6, quindi non certo l'idea del nero che butta subito all'attacco C5, con la preoccupazione aggiuntiva che c'è la spinta C4 che intrappolerebbe l'alfiere. Per cui qui ci sono due opzioni: o giocare A per B e quindi togliere il problema dell'intrappolamento dell'alfiere, però qui il nero ricattura, nuovamente c'è questo problema, tra l'altro ora c'è questo attacco, quindi il bianco deve cambiare le torri, si riprende l'alfiere. E ora non si può prendere in B5 perché si perde il controllo di E4, per lo centrale è sicuramente più importante, quindi qui toccherebbe catturare D per C. Il nero si sviluppa anche con l'alfiere campo scuro, la situazione non è chiara, completamente chiara, quindi probabilmente
piuttosto che giocare A per B, qui Karpov ha preferito mantenere la pressione sul pedone ma far fuori subito il pedone C. È chiaro, il nero riprende dal fiere, quindi in ogni caso riesce a sviluppare i pezzi. Però anche il bianco comincia a sviluppare cavallo BD2. Al solito il problema qui per il bianco è che non può mettere il cavallo in C3 per via della spinta B4. Inoltre c'è bisogno di una difesa in più su questo pedone se si vuole dare seri problemi al pedone B5, perché qualora l'alfiere dovesse catturare in B5, poi il nero si rifà sul pedone 4. Per cui ora effettivamente B4, visto che la minaccia è veramente forte, visto che ora il bianco difende con il cavallo il pedone 4, viene spinto quindi il pedone B4 per toglierlo da guai. E allo stesso modo anche il bianco decide di spingere E5, vuole in qualche modo creare guai al centro. Il problema di questa mossa però è che lascia la casa D5 come avamposto e ci si infila subito il cavallo nero, con l'idea di giocarsi in F4 e creare dei seri problemi alla struttura centrale del bianco nella persona di questa alfiere, di questa donna. Per cui cavallo E4, si apre la difesa su F4 dell'alfiere, contrattacca l'alfiere del nero e si prepara eventualmente a porsi in D6, per cui questo alfiere ora non è detto sia il caso di difenderlo, però infatti Miles sceglie di riportarlo in E7 per mantenere una buona difesa su case che sarebbero ghiotte per il cavallo. Ok, bianco arrocca, quindi mettere al sicuro, cavallo C6, si comincia a sviluppare per attaccare il pedone E5, che potrebbe essere una delle debolezze del bianco in questa apertura. Alfiere D2, forse una mossa un pochino troppo di attesa, però va a attaccare questo pedone, quindi qualora nero dovrà tenere un po' di difese su questo pedone per cercare di tenerlo, però soprattutto l'idea è quella di spingere il pedone C4. Difatti una delle preoccupazioni di giocare C4 senza aver spostato l'alfiere in D2 è che il nero ovviamente può riprendere un passante e questo pedone ora è difeso da un po' meno pezzi, non c'è più l'alfiere in D2, per cui alla fine della fiera, dopo un po' di cambi, in ogni caso il bianco si ritroverà con una struttura pedonale non proprio ottimale, un po' troppi pedoni spaiati effettivamente, che potrebbero essere una debolezza, per cui Karpov decide di giocare prima l'alfiere e spingere in C4 dopo per togliere di mezzo questo noiosissimo cavallo centrale. Per cui si prosegue con donna C7, pressione su questo pedone. Ok, ora diventa un pochino complicato capire anche questo cavallo dove metterlo, perché una delle opzioni che ha il bianco è togliere il cavallo per difendere il pedone. Per cui per prima cosa si minaccia con C4 questo cavallo, il nero dovrà prendere contromisure, sappiamo c'è B per C a disposizione, ora cavallo per C3 salva capre e cavoli, perché la donna difende il pedone e si minaccia anche di catturare il cavallo di 5, quindi sembra che il bianco riesca a risolvere tutti i suoi problemi. Qui effettivamente farsi cambiare il cavallo non ha molto senso, per cui il nero anticipa e alfiere per C3 il bianco prosegue. E quindi si capisce a cosa è servita questa mossa d'alfiere iniziale per non rompersi troppo la struttura pedonale. Quindi a questo punto della partita effettivamente il bianco sembra aver ottenuto un pochino di sviluppo in più, inoltre potrà sfruttare eventualmente anche attacchi sulla donna nera che si trova su una colonna aperta in futuro. Comunque, cavallo B4, chiaramente il nero qui deve cercare di sviluppare il più possibile, qui si minaccia la cattura dell'alfiere, che farebbe restare il nero con questi due alfieri, con la coppia degli alfieri, inoltre si apre la via all'alfiere campo chiaro. Come reagisce qui Karpov? Perché un'alternativa poteva essere, per evitare il cambio, comunque spostare l'alfiere, magari cercare di distruggere l'alfiere avversario, però qui il nero può cambiare. Dopo la ricattura di donna, cavallo di 5, questo cavallo ora si ritrova in questo forte avamposto, difficile da contestare perché il bianco non ha più l'alfiere campo chiaro. Per cui l'altra idea è quella di cambiare effettivamente il cavallo con l'alfiere, questo però lascia la coppia dell'alfiere a nera, attenzione. Ora l'alfiere si sposta in B4 per recuperare il pezzo e la situazione, forse se il bianco non ha buone idee in mente, sembra passare a un vantaggio di strategia per il nero, con questo alfiere che va a dare un po' fastidio, soprattutto sulla casa 1 che non potrà essere occupata dai pezzi del bianco. Tuttavia, chiaramente
Karpov non ha giocato questa variante così a gratis, ma con l'idea di guadagnare un tempo, e a questo punto lo guadagna subito, perché dopo torre a c1 il nero sarà costretto a spostare la donna, che comunque però si mantiene in b6 su una casa da cui è pericolosa. C'è un attacco su questo pedone, notte si occupa questa diagonale con attacco raggi x sul re. Ok, a questo punto si prova a cambiare l'alfieri. Difatti il bianco su una posizione che sta divenendo molto aperta, con la coppia degli alfieri avversari, è molto interessato a effettuare un cambio, e se può lo fa. Per cui ora il nero comunque arrocca, ci sarebbe l'opportunità di cambiare, però questo comporterebbe che il bianco in pratica perde una mossa. Semplicemente il nero può ricatturare di donna spendendo una mossa sola, mentre il bianco ha speso due mosse per questa cattura. In pratica gli si regala l'arrocco corto al nero. Per cui viceversa, ben giocata cavallo g5. L'idea è abbastanza seria, quella di attaccare h7. Attenzione, questo poteva essere fatto anche direttamente subito dopo l'arrocco, sia una configurazione simile a quella del dogono greco. Il bianco qui effettivamente avrebbe potuto anche giocare alfiere per h7, non si sarebbe finiti in una partita in completo vantaggio per il nero, anzi... perché qui si concede cavallo g5 scacco. Ora se il re torna indietro, poi diventa veramente un problema riuscire a parare questi attacchi di donna. C'è matto in h7, quindi si dovrà spostare la torre, cade il pedone f7 e il re nero entra in un giro di schiaffi, per cui qui unica re g6, a cui segue donna g4 per esempio, con possibili scoperte. Insomma, il bianco riesce a porsi una posizione in cui il re nero è chiuso in mezzo ai pezzi del bianco. Notate anche questo pedone che aiuta a chiudere questa casa, e ora il bianco avrà a disposizione uno scacco di scoperta che potrebbe divenire molto molto fastidioso. Comunque la partita qui è giocabile, anche perché il bianco ha un pezzo in meno, quindi il nero può riuscire a cavarsela in qualche modo. In ogni modo Karpov va un po' più tranquillo e gioca questa mossa in anticipo, proprio per rendersi più sicuro l'attacco in h7, e lascia però così un tempo al nero per potersi difendere. H6 è una mossa che non serve a molto, ma sembra far perdere un tempo al bianco, che dovrà riportare il cavallo indietro. Ora, riportare semplicemente il cavallo indietro non serve a nulla, quindi Karpov prova a spremere il massimo da questa situazione, gioca alfiere h7. L'idea è quella di costringere il re a spostarsi in h8, una posizione ancora più pericolosa per gli attacchi futuri, perché è proprio nell'angolo, quindi si può dire sì, il re è chiuso in un angolo in questo caso. Ora dovrà ritornare con l'alfiere indietro. Sembra che si perda questo cavallo, niente di tutto ciò, perché in caso di cattura c'è il matto a seguire, e il matto in h7, quindi chiaramente il bianco sì, avrebbe questa opportunità, ma non gli viene concessa. Il cavallo resta ancora qui, e la situazione è un po' pericolosa, perché ora il bianco può accumulare anche la donna sull'attacco del matto, per cui è necessario un attimo di ritornare in difesa con alfiere 7. Va ora attaccare effettivamente il cavallo, e il bianco deve perdere un tempo per riportarlo indietro, perché ora il problema è che questo pedone è inchiodato dal matto, ma l'alfiere no, e rimane sempre il problema del nero che attacca su b2 con la donna. Quindi la donna bianca dovrà per il momento rimanere un pochino a guardia di questa casa. Con quest'ulteriore perdita di tempo, il cavallo che torna indietro, forse il nero riesce completamente a pareggiare la situazione, anzi forse anche a portarsi in vantaggio, perché non dimentichiamoci ha la coppia degli alfieri. Qui si poteva anche pensare di giocare h4 per mantenere la difesa sul cavallo. Il problema è che chiaramente poi basta che il nero non ricatturi di pedone, e comunque il matto non avviene. Però quindi lo si può premonire con la spinta G6 in modo da chiudere questa diagonale e chiudere qualsiasi speranza. Ora effettivamente il cavallo dovrà tornare a casa con la così classica coda fra le gambe, per cui tanto vale tornare subito indietro in E4, posizione sempre molto di attacco comunque per questo pezzo. Però il tempo che guadagna il nero viene speso bene con questa torre che va a contestare la torre del bianco, e si prosegue ora con una mossa forse un pochino troppo presuntuosa da parte di Karpov, perché gioca a donna d3, quindi sembra buona perché si prepara un attacco di matto, si prepara a colpire il punto d7, l'unico problema è che si lascia b2 in presa. Ora questo pedone non può essere preso subito, perché la reazione del bianco chiaramente con tutte queste opportunità sarebbe veramente letale. Ad esempio qui chiaro si minaccia matto, per cui va giocato g6, poi segue questa mossa che va a indebolire questo pedone. Qua si può prendere
attore per... Il problema è che intanto si dà questo scacco in modo da distrarre l'alfiere e dopodiché si entra di donna, la situazione diventa molto molto complicata. Ecco perché prima il nero anticipa, per non far guadagnare lo scacco al bianco, questa mossa, torre per C1. A cui segue quindi torre per, altrimenti sono guai. L'altra alternativa potrebbe essere comunque portare qualche tipo di attacco con il cavallo, ad esempio cavallo F6. Però il problema è che il nero praticamente qui guadagna un pezzo perché può dare scacco catturando. Dopodiché si difende bene con G6, anche se c'è pericolo di perdere del materiale. Il bianco può provare a portare un attacco su H6, però dopo re G7 questo pedone si difende facilmente. Ancora attaccato di cavallo, nessun problema, ci pensa la torre. Quindi il bianco vede sfumare le proprie speranze in questo caso. Ecco perché qui è costretto effettivamente a catturare con torre per C1. E ora il problema è che dopo questa piccola semplificazione di torri c'è donna per B2. E non avviene gratis questo attacco perché c'è la minaccia di matto con torre per C1. A differenza di prima, il bianco non può cambiare le torri con torre per C8. E quindi ora effettivamente la posizione si capovolge perché l'attacco passa nelle mani del nero. Non c'è nessuna possibilità per questo cavallo di dare attacchi di matto che possano essere utili. Però cosa c'è? Anche realmente la torre si muove e qui si muove in E1, con l'idea di difendere direttamente questo pedone. Attenzione perché una difesa indiretta non è detto che funzioni. E questo è uno dei casi. Probabilmente la mossa migliore era torre F1 qui. Con l'idea di mettere la torre un po' più in sicurezza. Eventualmente provare a minacciare i pezzi con la scoperta di cavallo. Però dopo alfiere C6 che mette l'alfiere al sicuro e attacca questo pedone, in realtà il bianco rimane comunque poco in mano. Cavallo C5, si minaccia matto, va parato. Dopodiché si può pensare di prendere questo pedone? Neanche per idea, perché c'è torre D8 che inchioda il cavallo sulla donna e bye bye. Quindi, dopo torre 1 cosa succede? È difeso effettivamente questo pedone? Niente di tutto ciò. Viene giocata donna per E5. Il problema è che ora il cavallo è inchiodato dal matto. Quello che però ottiene apparentemente il bianco è donna per D7. Con attacco dopo su questa alfieri sembra poter guadagnare materiale? In realtà no, perché dopo alfiere B4 si salva l'alfiere e si minaccia la torre. Per cui qui viene giocata torre 3, anche se forse si poteva provare a giocare F4 distraendo la donna e poi spostando la torre. Ora qui nero deve rispostare nuovamente la donna, però per fortuna questo scacco che non permette grosse risposte. Cavallo F2, chiaramente anche questo cavallo era sotto, quindi il bianco ha l'opportunità di salvarlo. Sembra che il materiale rimanga più o meno stabile a questo punto, però è semplice fare i conti che qui il nero ha due pedoni in più e vittoria piuttosto facile. Per cui torre 3 prova a generare un qualche tipo d'attacco. Ora effettivamente c'è una scoperta a disposizione per il cavallo, che però non può venire sfruttata grazie alla mossa donna D5. La donna si toglie di mezzo, il cavallo è sempre inchiodato e qui il problema è che minaccia anche un'entrata in D1 e fondamentalmente forza il cambio delle donne, che tra l'altro è minacciata anche la donna bianca qui. Forse c'è addirittura una manovra ancora più spettacolare, donna B2 con minaccia di matto in vari punti. Qui la torre non può tornare indietro perché sarebbe vittima dell'alfiere, per cui il bianco è costretto fondamentalmente a tornare indietro di donna. Dopo di ciò, nero comunque a gioco facile, ora entra in gioco anche la torre, si minaccia torre C1 con il creatore di donna sul re, insomma, situazione non gestibile. Alternativamente anche donna D3 che difende l'alfiere avrebbe comunque visto torre C8 con minacce abbastanza imparabili. Per cui, in ogni caso, Miles gioca donna D5 per costringere al cambio di donne e dopo questa variante ci si accorge che il nero ha un pedone in più, la coppia degli alfieri e la torre che si sta per attivare. Tra l'altro questa torre del bianco senza l'appoggio della donna comincia anche a essere molto meno pericolosa di quanto poteva essere, anzi ora è molto passiva perché deve difendere in qualche modo il cavallo e diciamo non si può evitare qui torre C8 che va a minacciare anche di sfruttare il matto del corridoio. Per cui cavallo C3 prova un pochino a mettere in sicurezza il cavallo e segue torre C8.
sembra che qui si debba perdere il tempo. Per fortuna chiaramente il bianco può difendersi con cavallo e2, ma la posizione è sempre molto molto passiva. E qui semplicemente il gioco è completamente nelle mani del nero, che ora comincia a spingere pedoni, si prova a intervenire con h4. Qui in caso di cattura non è molto bello, perché dopo torre h3 poi questi pedoni probabilmente cadono più facilmente, per cui il nero semplicemente porta avanti il re in g7 e segue il cambio. Ora alfiere d3, si prova a sviluppare l'alfiere attaccando il pedone nero che viene spinto in a5, torre g3 con l'idea magari di attaccare questo pedone con una possibile spinta del pedone f, ma niente di tutto ciò, si sposta il re subito, re f6, torre g4, si prova a mantenere la torre in una posizione almeno dove non possa essere attaccata da questo alfiere, però si prosegue con alfiere d6 che chiude la porta in faccia al re bianco. Aveva trovato un attimo di respiro sulla colonna h, gli viene immediatamente precluso. Re f1 comincia a scappare, alfiere 5, re 1 finalmente può respirare di nuovo questo re, però torre h8 e si va a minacciare un ingresso in pompa magna da torre sulla prima traversa. Ecco perché viene spinta f4. A questo punto è abbastanza preparata questa mossa, ci sono due difese del bianco, è attaccato l'alfiere e il re potrà rifugiarsi in f2. Viene giocata con il G per F, tanto a questo punto i cambi, purché non si cambi la coppia degli alfieri, vanno bene per il nero. Per cui cavallo per F4 e ora alfiere C6. Si salva l'alfiere e si va a attaccare questo pedone. Si prosegue con cavallo E2, difendendo il pedone di torre. E la torre H1 scacco, la torre entra in gioco. Re D2, torre H2. Il prossimo obiettivo per Miles è questo pedone. Non è facile difenderlo perché il re ora è abbastanza lontano. Viene spinto in G3, ma il problema si sposta ora sul cavallo E2 e entra l'alfiere in F3. Torre G8, si prova a mantenere la difesa di questo pedone spostando la torre dalla minaccia. Però ora qui è solo un conto di matematica, perché dopo torre G2 ora questo pedone è attaccato da due pezzi, uno dei quali verrà rimosso dall'alfiere. Quindi re 1, si fa fuori il cavallo. Il nero perde sì la coppia degli alfieri, ma costa un altro pedone. E a questo punto però c'è da fare un attimino di conto, perché al bianco è concesso l'opportunità di entrare in finale con alfieri di colore contrario. Sappiamo che possono essere pericolosi perché il bianco ha buone possibilità di pattare anche con due pedoni in meno. In realtà questi due pedoni, essendo affiancati, sono anche facili da difendere, o almeno più facili rispetto a se fossero distanti. Per cui la patta in effetti non arriva. Anzi, insomma, semplicemente qui il nero scorta i pedoni con re e alfiere e non dovrebbe avere problemi a promuovere, anche perché qua questi due pedoni come se non ci fossero fondamentalmente. Ok, per cui si evita torre A8, si prova a far fuori questo pedone e Miles con alfiere C7 lo va a difendere e la partita qui si chiude, perché fondamentalmente si rende conto anche Karpov che non ha speranze con due pedoni in meno in una configurazione del genere. Una possibile continuazione potrebbe essere alfiere b5, che difende il pedone e prova magari ad attaccare i pedoni del nero. Però re 5, torre 8, provando a magari far fuoco su e6, però dopo la spinta f5 in realtà anche alfiere d7 non funziona, semplicemente per via di re d6. Sembra che questo pedone possa essere preso dal alfiere, perché ora l'alfiere è attaccato, quindi se lo prende l'alfiere il problema è che c'è questo doppio. Quindi l'altra alternativa è ritirare l'alfiere mantenendo la minaccia. Il problema è che c'è comunque lo scacco, dopodiché la torre viene difesa e il nero, se vedete, fa progressi, mentre il bianco non ha proprio speranze. Ecco perché quindi Karpov ha gettato la spugna e si è arreso. E quindi il buon vecchio Tony Miles spazza via il campione del mondo in un batter d'occhio, usando questa apertura a dir poco ridicola, ma che è servita comunque a destabilizzare in qualche modo psicologicamente il suo avversario. Una grande impresa questa, non si è lasciato intimorire dalle minacce, è andato dritto alla giugulare. Bene, bene. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao.